a vederla non sembra tanto diversa dalla versione precedente. Ma la nuova Audi A3, dietro un'apparente continuità col passato, nasconde invece un'automobile del tutto inedita e, a volerla dire tutta, fortemente imparentata con la nuovissima generazione della Golf. Negli interni basta poco per riconoscere la mano Audi. All'impostazione tipica del marchio tedesco si sommano precisi richiami alla sportiva TT, come le bocchette da aerazione rotonde e i due elementi che raccordano la console al tunnel. Nell'arredare l'abitacolo nulla è stato lasciato al caso, a cominciare dalla posizione di guida, che grazie alle regolazioni ampie e numerose si adatta in maniera quasi sartoriale a piloti di tutte le taglie. Peccato solamente per la visibilità posteriore, che può creare qualche imbarazzo in manovra. Il lunotto è piccolo, alto e nascosto da appoggiatesta piuttosto massicci. La qualità costruttiva è ai massimi livelli, e non soltanto in rapporto alla classe di appartenenza. La A3 può essere considerata un punto di riferimento sia per la scelta dei materiali, sia per la cura nella realizzazione. Tutti argomenti che però pesano sul prezzo, che è davvero elevato anche se si tiene conto dell'ottimo equipaggiamento di serie. Su tutte le versioni sono presenti l'antibloccaggio dei freni, 6 airbag e il controllo elettronico della stabilità. Pur omologata per 5 persone, la A3 è pensata soprattutto per 4 passeggeri, che possono contare su una buona disponibilità di spazio in tutte le direzioni. Il giudizio è positivo anche per il bagagliaio. I 344 litri rilevati dal nostro centro prove sono un risultato interessante e si uniscono a una forma regolare e a un'apprezzabile versatilità. A richiesta si può avere anche la botola passante nel sedile posteriore, ideale per stivare oggetti lunghi come per esempio un paio di sci. La versione Ambition di questa prova prevede l'assetto sportivo e pneumatici ribassati, due elementi che non giocano a favore del comfort, anche se in marcia ciò che disturba di più è la voce del 2 litri turbo diesel, che in piena accelerazione si fa sentire parecchio. L'aumento di cilindrata e l'adozione delle 4 valvole per cilindro non hanno modificato il carattere di questo motore, che rimane quello tipico dei TDI. Ai bassi regimi la risposta rimane un po' pigra, mentre diventa quasi brutale attorno ai 1800 giri, quando il turbo comincia a spingere davvero. In ogni caso, la A3 si difende bene sia in accelerazione sia in ripresa. Anche in sesta non è un problema riguadagnare velocità, e sono davvero rare le occasioni in cui bisogna ricorrere al cambio. La leva, peraltro, ha una manovrabilità perfetta e anche la scelta dei rapporti è ottima, adatta sia per passeggiare sia per andature più sostenute. Le prestazioni di rilievo non incidono sulle richieste di combustibile, che sono contenute in ogni occasione. Per fare un esempio, nel traffico urbano si percorrono poco meno di 14 km con un litro di gasolio. Le buone qualità del telaio emergono in tutte le situazioni. La A3 è molto efficace su ogni tipo di percorso. Come ha confermato anche la nostra classica prova di stabilità, che prevede un improvviso cambio di corsia in curva con contemporaneo rilascio dell'acceleratore. La A3 non mette mai in difficoltà e quando si raggiunge il limite si passa dal sottosterzo a un moderato sovrasterzo, peraltro tenuto sotto stretto controllo dalle ESP. Il tutto facilitati dalle caratteristiche dello sterzo, gradevole a tutte le andature e perfettamente intonato alle caratteristiche di questa Audi, sia per precisione sia per prontezza.